eccoci alla conclusione di queste giornate di dura fatica del Circolo Scherma di La Spezia. Vi proponiamo qualche immagine che vuole ricordarci i tempi passati della Scherma e di quello che ha tracciato nell'ambito spezzino, dando a questo gruppo di schermitori la volontà di proseguire e continuare sulla strada del passato, ricordando ancora questi incontri che sono in relazione al tempo che fu, guardando attraverso le loro uniformi, le loro livree, come potevano essere fieri di mostrare e saper adoperare il ferro, così chiamato, la spada, insomma. Oggi però abbiamo assistito e siamo al termine di una grande giornata, anzi di tre grandi giornate, sfide e grandi assalti. Con questi e con queste immagini comunque vogliamo terminare, perché sono il passato, ma il passato vuole ricordare per proiettarsi nel futuro e che non si debba dimenticare quello che in realtà è stato ed ha prodotto molto consenso, molto lavoro, molte posizioni di questa società che si è prodigata ed ha avuto grandi onori per poter continuare questa vita insieme agli altri. Oggi vogliamo concludere con una cosa più giovane, perché la Scherma Spezzina prosegue e porta avanti ancora il suo lavoro con i ragazzi. Abbiamo da vedere questo incontro che si sta preparando sulla pedana, e vedremo veramente il lavoro che questa società è riuscita a fare e fa attraverso i ragazzi. Questa è la dura prova e la vera prova di due ragazzini che provano ad avere e a dare testimonianza di loro stessi con i loro risultati. Qualcuno è già più avanti, qualcuno un po' più indietro, ma il cammino è buono e soddisfacente. Un grazie da parte di Armando, godiamoci l'ultimo assalto del campionato italiano di scherma svolto alla Spezia. Un ciao e a risentirci. Seguiamo la cronaca. Ed ecco, hanno messo a posto anche il quadro di Monte Aiello, un incontro amichevole tra ragazzi che hanno le prime nozioni di fioretto e stanno provando su una vera pedana dopo queste grandissime e bellissime e bellissimi confronti che abbiamo visto. Prime foto di vere foto che sono interessanti per i ragazzi, dove hanno iniziato e come si può iniziare a fare la scherma. Tiro di fioretto. Un ragazzino di 11 anni che si destreggia nelle regole e nel fioretto, attacchi.
punto per Di Monte, riparte il secondo attacco. La più giovane coppia del campionato italiano 2010, Aiello Di Monte. Subito le grida di giubilo per questo punto guadagnato. Mario esulta per il suo secondo punto, non è ancora stato segnato, vuol dire che non gliela dà, ecco, 2 a Del Monte, a Di Monte, Aiello 1, Aiello cerca il confronto, fa l'attacco, l'assalto non è riuscito, ancora allo studio, è Mancino. Segna Aiello 2-2. Cambia il fioretto perché non... Di Monte segna il terzo punto. Ancora Di Monte segna su Aiello. 4-1. Un assalto per Di Monte, Aiello è a 2, cerca il bersaglio, vediamo questo assalto a chi andrà. Thank you.
Aiello segna 3, terzo punto per Aiello, 4-3, vediamo questo match come termina, vediamo questo assalto a chi andrà a favore, vediamo se Di Monte riesce a chiudere questo match oppure a ancora da lottare con il ragazzino Aiello, 11 anni contro 13. Contro 13 anni, Di Monte 13, Aiello 11, è un incontro vero e proprio, anche se fatto in maniera amichevole qui nella sala del Palazzetto dello Sport, sarà memorabile per il ricordo, perché questo potrebbe essere per Aiello ancora 4-4, un pareggio non indifferente, veramente promettente il ragazzino, si dà da fare, riesce a entrare sul bersaglio, vediamo questo assalto, e qui è l'assalto finale, chiude il match e assegnerà così per questa sera la sera più bella è da ricordare dopo un campionato il campionato italiano. Aiello segna 5, veramente in gamba, sì, possiamo dire che ha recuperato 3 punti ed è riuscito a terminare questa sua prima performance. E dopo questa bella disputa, abbiamo Aiello, nome? Tommaso e Mario che si sono disfidati, un bellissimo incontro dominato in prima persona da Mario e poi Aiello è riuscito a superare e destreggiarsi per arrivare a terminare questo match. Quant'è che fai spada? Più o meno 5 anni. Come mai sei arrivato alla spada, da solo oppure hai avuto qualcuno che ti ha portato, ti ha insegnato, ti ha consigliato? Allora, sono arrivato alla scherma grazie a un mio compagno di scuola che faceva scherma anche lui. E allora ho incominciato, mi piaceva molto e ho continuato. E te invece Mario, questa tua performance questa sera insieme al tuo compagno di sala è stato un carino, molto elegante, però diciamo atleticamente se dobbiamo guardare quello che è stato, Aiello ha avuto un momentino di guizzo in più a recuperare 3 punti che gli avevi già segnalato. Sì, è vero, è molto più forte di me Aiello ed è campione d'Italia, quindi è molto più forte di me. Allora, un onore aver combattuto con lui e nel solito tempo anche questa bellissima serata insieme, ve la ricorderete? Certo, di sicuro. È stata una giornata magnifica e è stato anche un bel assalto dominato da Tommy, perché è un grande campione. E tu come sei arrivata alla spada, al fioretto, insomma, alla scherma? Allora, non mi piaceva il calcio, allora mio padre mi portò a far vedere degli sport e io ho scelto questo sport perché mi piaceva un casino. E questo sport è magnifico e lo amo. E ti piace? Vuoi andare avanti? Vuoi progredire? Sì, certo. Allora, auguri, in bocca al lupo a te. E a Tommaso. E a Tommaso. Ciao ragazzi, auguroni e in bocca al lupo. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie.